Buonasera a tutti, grazie di essere venuti anche questa sera numerosi all'ormai 63esimo evento di Lobby Liberale, come non ci trattiamo sicuramente qui. Oggi siamo contenti e orgogliosi di una serata di questo tipo per vari motivi. Primo perché torna a trovarci Don Benedetto Di Martino, che è già venuto da noi, se non sbaglio, da 2 anni fa, a presentare tra l'altro una versione ridotta questo bellissimo e denso volume, che è un liberale, direi un libertario, probabilmente dopo, un sacerdote libertario, non partiamo, non credo di poter sbagliare se lo definisco tale, cultore, amante, esponente della scuola austriaca di economia, credo che in Italia sia assolutamente un unicum, credo che anche all'estero ce ne siano ben pochi, quindi credo che davvero avere una persona di tale spessore, abbondanza di idee e integrità ideologica e di pensiero sia per noi assolutamente un orgoglio. A cui va aggiunto un ringraziamento particolare che tengo al pubblico perché Don Beniamino è arrivato, è parroco a Castellammare di Stabia, è arrivato questa sera, sostanzialmente credo verso le 7:30, si troverà nella nostra conferenza e alle 4:25 prenderà il treno per tornare, quindi credo che pochi si immolino per la causa così come Don Beniamino. Contestualmente abbiamo per la prima volta invece il professor Mauro Bernardini, che insegna, Mauro Luca Bernardini, che insegna la storia moderna all'Università di Subria, anche lui credo di poter definire tranquillamente senza offesi un libertario d'Oscar. È un'altra personalità piuttosto rilevante nell'ambito di questa scuola di pensiero. E perché è importante? Perché nell'anno in cui si celebra il centenario della fine della prima guerra mondiale, riuscire ad avere un'interpretazione liberale delle cause della grande guerra credo che possa essere molto molto importante, perché ci immunizza da tanti rischi di adulazione nei confronti dello Stato, di esaltazione di quello che è stata una vittoria per il nostro paese, e perché ci spiega principalmente le cause, cioè quali sono i meccanismi mentali, le politiche, gli interventismi vari che hanno portato all'esplodere della grande guerra. Nazionalismo, interventismo, statalismo, protezionismo, in un'epoca in cui purtroppo la nostra, in cui ancora la passione per i dazi non si è minimamente sedata, anzi riemerge costantemente nel dibattito politico, ricordare come una delle cause tra le tante che hanno portato alla scoppio della prima guerra mondiale sia appunto l'esplodere di nazionali di protezionismo reciproci, credo che possa solo essere utile. Io volevo semplicemente citare un breve pezzo, poi lascio la parola a Paolo Bernardini che interverrà per primo, perché spesso si tende a confondere nazionalismo con nazione e si tende a fare molta confusione sui termini. Credo che in un breve pezzo Don Beniamino illustri brevemente e efficacemente la differenza. Nazionalismo nasce dalla politica centratrice e imperialistica, per cui si parte dal concetto proprietaristico, patriottismo e concetto politico. Parallelamente a ciò che deve dirsi riguarda nazione e nazionalismo. È la ragione per cui il nazionalismo non può essere confuso con un autentico affetto per le proprie tradizioni e esso non ha nulla a che fare con l'amore per la propria terra. Il nazionalismo è una forza violenta che si alimenta dell'ideologia del primato della propria stirpe. Esso nasce più dal desiderio di prevaricare sulle altre nazioni che dall'affetto per la propria. Se l'amore per la propria terra e i propri beni richiede la difesa di questi dall'aggressore, all'opposto, il nazionalismo è incurante del rispetto della vita e della libertà altrui. Credo che sia una sostanziale e fondamentale differenza da tenere ben presente, perché qui c'è tutto in luce l'adorazione per lo Stato, l'adorazione per l'intervento coercitivo, che è l'essenza stessa dello Stato, dell'azione politica, rispetto invece al libero mercato che è il frutto della cooperazione spontanea, dell'assenza di coercizioni, dell'assenza di violenza e, come per dirla la Mises, il liberalismo è la teoria della pace. Spesso si dimentica questo collegamento, spesso si tende addirittura a collegare capitalismo addirittura a
a una spinta tendente allo scoppio delle guerre, quando si deve sempre ricordare che il libero mercato presuppone esattamente il contrario, quindi non può minimamente neanche lontanamente essere collegato a spinte, difese o propulsioni nei confronti di interventi armati di qualunque tipo, cosa che invece è sempre collegato quando l'intervento dello Stato esplode. Ed è questa una chiave di lettura che credo sia assolutamente interessante, probabilmente minoritaria, però credo assolutamente efficace, e quindi emerge pienamente da densissimo e bellissimo libro come questo. Grazie, cedo la parola al professor Bernardini. Grazie. 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 Io sono veramente molto onorato di parlare questa sera a Lodi, io sono uno studioso della prima età moderna e Lodi gioca un ruolo fondamentale per tutta la prima età moderna. Ho avuto anche l'onore e il piacere di essere nel Comitato dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quest'anno come docente di storia moderna e ho avuto modo di realizzare alcune opere molto belle che restituiscono a Lodi la sua importanza storica non solo nel contesto lombardo ma in tutto il contesto europeo, quindi grazie dell'invito, grazie agli organizzatori e sono particolarmente onorato di parlare questa sera perché il libro di Don Beniamino di Martino tocca una serie di temi che io cercherò di riassumere nella mezz'ora 40 minuti che mi sono concessi. Il primo tema che è davvero importante è possibile scrivere una storia dal punto di vista del pensiero liberale. E il libro di Don Beniamino lo dimostra ampiamente. Lo dimostra pienamente, nel senso che noi siamo abituati a una visione storiografica di carattere prima di tutto storicistico in Italia, cioè tutto quello che noi siamo determinato dal passato, di stampo crociano e gentiliano, oppure da una visione marxistica, lo stesso dal punto di vista del collettivo. In cui anche la stessa prima guerra mondiale, nonostante vi sia stato un marxismo anarchico che la condannava, viene in qualche modo giustificata. Nei 7 capitoli del libro di Don Beniamino c'è una decostruzione di tutte le ideologie a favore della guerra da un punto di vista liberale, cioè dal punto di vista della protezione dell'individuo. E il primo dato davvero terribile della prima guerra mondiale, che è bene ricordare a 100 anni dalla fine della guerra mondiale, che in realtà finì l'11 novembre, perché l'ultimo trattato di pace che sancisce la fine della belligeranza anche dell'Italia nei confronti dell'altro impero centrale contro cui combatteva, cioè l'impero guglielmino, dunque l'11, fu una strage senza precedenti. Il primo aspetto, e questo non deriva solo dal fatto che Don Beniamino sia un religioso e quindi ci sia una fonte, un'idea fondamentale di protezione della persona, ma anche dal punto di vista laico, anche dal punto di vista, potremmo dire, di una morale senza Dio, et si Deus non daretur, anche se non vi fosse Dio, la prima guerra mondiale portò la più grande strage della storia dell'umanità. Per dare un esempio, quando finì nel 1870 la guerra franco-prussiana, che è quella che consentì allo Stato italiano di occupare Roma, perché le guarnigioni francesi erano state mobilitate, quindi ci fu la breccia di Porta Pia, ebbene, quando fu il trattato di Francoforte, si parlò di una terribile strage, perché erano morti ben 300.000 soldati. Ora pensate che solo in una sola campagna, la campagna della Somme in Picardia, che durò pochi mesi, morirono circa 1.200.000 uomini. E in una settimana potevano morirne facilmente, in una guerra di trincea, 300.000. Cioè, una settimana potevano morire tutti quelli che sono morti in un'intera guerra che consentì appunto all'Italia di occupare Roma, consentì la nascita dell'impero. Guglielmino. Questo è un aspetto su cui il libro torna spesso, l'idea della strage, l'idea che lo Stato rende, nullifica l'individuo. Quando esiste l'espressione carne da cannone, è un'espressione che in qualche modo è consolidata dalla prima guerra mondiale.
sul piatto della bilancia Versailles venne portato addirittura un numero preciso, non ricordo esattamente, di 600.252 morti, ma italiani. In realtà il morire in guerra, come amo sempre ripetere, forse non è la cosa peggiore che può succedere, perché il bilancio della prima guerra mondiale per la sola Italia fu di 600.000 morti e 2 milioni di feriti. Quindi, nonché un numero altissimo, stimato in centinaia di migliaia, che non sono neanche registrati come feriti, che sono i cosiddetti, scusate la brutalità dell'espressione, ma l'espressione che poi entra nell'italiano corrente, lo scemo di guerra, cioè colui che è colpito non tanto nel fisico, quanto in maniera indelebile nella psiche. E noi poi conosciamo tutto questo tramite film non tanto italiani, quindi come la Grande Guerra, Gassman, tutto quanto, si tende a sminuire questo aspetto quando tutti i film che parlano del reduce, la figura del reduce. La prima guerra mondiale, pensate che in quel momento la popolazione italiana era in una crescita costante, nonostante la situazione di grave crisi economica, stiamo parlando di una popolazione che raggiungeva i 40 milioni di abitanti. Ora, i 40 milioni di abitanti significa che se ne consideriamo circa 3 milioni, ma poi arriviamo a 4 milioni, significa che il 10 per 4 milioni di feriti, morti, scemi di guerra, altre persone che furono del tutto segnate da questa esperienza, arriviamo al 10% della popolazione. Se poi consideriamo che la popolazione allora si divideva quasi equamente tra una parte maschile e una parte femminile, ovviamente la popolazione sale addirittura al 20%. Questo è qualcosa che nella storia dell'umanità non accade mai, accadrà solo nella guerra che viene preparata abbondantemente dall'incapacità dei vincitori di gestire la vittoria, che è la seconda guerra. E qui quando prendiamo la storiografia diciamo più rilevante sul secolo breve, questa espressione di Osborne, che è un grandissimo storico, vediamo che in realtà siamo in una situazione di belligeranza che comincia ben prima, all'inizio del Novecento, e finisce solo nel 1945. Penso a Ernst Nolte, a Paul Nolte, altri storici tedeschi che hanno sempre più riconsiderato come un periodo di costante belligeranza la prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale che continua, quindi una lunga durata della guerra. Non solo, quello che è agghiacciante della prima guerra mondiale è che la preparazione di una serie di dittature che verranno fuori, l'Italia di Mussolini, la Germania di Hitler e diverse altre, via via di Orti, così via, che sono preparate dall'incapacità dei vincitori di gestire la vittoria, compresa la situazione, poi ritornerà ampiamente in Italia, della cosiddetta vittoria mutilata, che porterà al costante ritorno dell'irredentismo, la volontà di recuperare terre non vedente come parte della costa della ex Jugoslavia e a isole greche e altri luoghi che non erano, e addirittura poi ci sarà un irredentismo nei confronti della Corsica, nei confronti di Malta, nei confronti del Savoia, nei confronti di Venezia. Quello che è molto importante nel libro, visto che stiamo parlando da una prospettiva liberale, è l'analisi della tragedia del liberalismo. Cosa significa? Che significa che nonostante il grande fiorire del pensiero liberale dell'Ottocento, questo pensiero fu decisamente minoritario quando scoppiò la guerra. È un pensiero che in realtà continua a produrre opere importanti, nasce la scuola austriaca, su cui ritorna moltissimo nel libro Don Beniamino, e naturalmente la scuola austriaca è assolutamente avversaria della guerra. Esistono sociologi come Oppenheimer, che scrive Der Staat nel 1907, in cui dice lo Stato è altro con la banda dei delinquenti, un libro che poi non fu mai tradotto in italiano, sono delle bande che si costituiscono dandosi una parvenza di autorità e dandosi una parvenza ideologica di vario tipo, e la parvenza ideologica che si diedero in quegli anni fu quella della nazione. Venne inventato un nazionalismo
che, come il libro dimostra, e in questo senso è un libro veramente profondo, è diverso dal concetto di patria. Patria, una piccola patria, anche di lingua, ma soprattutto di legame con la terra, di legame con le tradizioni, di legame con il vecchio sistema di antico regime, che la nazione, intesa astrattamente, dissolve completamente. Un altro aspetto importantissimo del libro è invece lo studio delle tendenze contrarie. Abbiamo un'intelligenza europea, e questo è davvero agghiacciante, che è in maniera predominante a favore della guerra. Ci sono una serie di combinazioni nel mondo tedesco e nel mondo italiano. Nietzsche muore nel 1900 esattamente, ma la sua eredità ha un lunghissimo, un lascio mondo lunghissimo, l'idea dell'espressione del Übermensch, che anche se forse Nietzsche non intendeva esattamente questo, diventa la figura dell'eroe. La figura dell'eroe che si contrappone alla figura, proprio in un libro importante di Zondorf, alla figura del mercante. Cosa significa? L'eroe, che è una figura di Stato, che lavora per lo Stato nazionalizzato, è contrario al mercante, che invece opera in una situazione di libera economia, e soprattutto un egoista, perché c'è un'idea di mercato legata agli egoismi particolari. Quindi l'eroe distrugge il mercante, la guerra distrugge i mercati. La crisi economica in cui si trova tutta l'Europa nel 1919 è immensa. Come in ogni guerra, un periodo di deflazione segue un periodo di immensa inflazione. Questo è vero, pensate, anche con le guerre napoleoniche che si concludono nel 1814. È vero con le guerre di espansione di Luigi XIV che si concludono un secolo prima. Se si fosse dei cabalisti si potrebbe dire: ecco che a distanza esatta di un secolo si ripropongono, o quasi si ripropongono, le stesse logiche. Dal punto di vista della storia economica abbiamo la stessa distruzione dopo la pace di Utrecht del 1714, che pone fine a questi sogni di espansione di Luigi XIV. Abbiamo la stessa situazione con la pace di Vienna, che pone fine alle mire espansionistiche di Napoleone, e abbiamo la stessa identica situazione a Versailles nel 1919, con l'inflazione divorante dovuta alle devastazioni create dalla guerra. Pensate che la situazione di Weimar è l'inflazione che è paragonabile alla situazione venezuelana di oggi, con il sistema inflattivo del marco, perché il marco valeva 1000 la mattina, 10.000, 10.000 volte meno la sera, ed è la stessa cosa che succede a Weimar, ed è la stessa cosa che succede in Italia, che prepara poi il terreno fertile per l'arrivo del fascismo e per l'arrivo del nazismo in Germania a seguito del fascismo. I liberali si trovano, anche i liberali italiani, si trovano in estremo imbarazzo nella situazione. Pensiamo a un giovane Luigi Einaudi, che comunque dice: beh, ormai questo è successo, la guerra è successa, e con pagine un pochino ciniche dice, lo stesso Einaudi: che cosa ci possiamo aspettare di buono da questo? Abbiamo ereditato, conquistato un territorio con questa quarta guerra di indipendenza di 400.000 abitanti, la maggior parte sono poveri, e gli unici 250.000 che erano in uno stato di benessere erano gli abitanti di Trieste. E ci sono questa situazione in cui Trieste era la città più ricca dell'impero austro-ungarico, era la seconda città dell'Austria, ed era dopo la terza, e viene naturalmente la terza città dell'impero. Lo stesso Einaudi, quindi un liberale quasi purissimo, deve fare i conti con la realtà, e dice: abbiamo Trieste, quello, la guerra ci porterà a Trieste, che sarà impoverita immensamente dall'arrivo degli italiani.
Allo stesso tempo abbiamo, di questo ne parla ampiamente il libro, finalmente con grande coraggio, abbiamo una schiera di intellettuali italiani che si schierano per l'intervento, anche se poi non combattono di persona, quindi la situazione del armiamoci e partite, che prende l'intellettuale della Voce di Firenze, prende il Corriere della Sera, prende una figura che sono felice che sia attaccata, per quanto possa essere il grande innovatore della lingua italiana, che inventa la parola velivolo, che è Gabriele D'Annunzio, che è uno dei poemi addirittura, ne parla il libro di Don Beniamino, dicendo beati coloro che moriranno sul campo di battaglia, con questa forma di laicizzazione violenta del discorso della montagna, portato dai Vangeli, è il contrario, perché è un discorso di pace, beati pure di cuore, perché verranno Dio. E lui fa un discorso d'annunzio invece al contrario, dicendo che ci sarà un'immolazione, questi soldati saranno i nuovi cristi che si immoleranno per la patria. Come mostra bene il libro, e come io sono convinto da decenni, la prima guerra mondiale è il trionfo della cosiddetta secolarizzazione. È il trionfo della secolarizzazione perché i concetti religiosi di immolarsi per qualcosa, di essere martiri, diventano del tutto secolarizzati. Il Dio a cui ci si immola deve essere lo Stato sotto la maschera della nazione. Per cui noi abbiamo una situazione per cui addirittura poetesse Ada Negri scrive a favore del martirio, dell'immolarsi dei soldati. Addirittura Umberto Saba, che dovrebbe essere un difensore in quanto poeta omosessuale di una certa quale mancanza di violenza, scrive a favore di questa guerra. E la guerra davvero, davvero sconvolge la civiltà. Poi Spengler scriveva il tramonto dell'Occidente, non solo, perché l'Occidente combatte questa estrema guerra civile, che non sarà l'estrema perché ce ne sarà un'altra, questo lo dicono gli storici che vedono la storia dell'Europa come un insieme di guerra civile, un'altra che è quella, la seconda. Ma nella prima guerra mondiale abbiamo già tutti gli elementi della seconda, interviene anche il Giappone, che di nuovo è un Giappone che si era costituito dal sistema feudale in stato centralistico. È stato estremamente centralistico, come raccontano i film, anche i film di Hollywood, L'ultimo samurai, tutto quanto, vengono distrutte il sistema di antico regime e viene impiantato un sistema di stato centralistico. Come Don Beniamino dice nel libro, ed è importante il capitolo dedicato agli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti agiscono per la prima volta in maniera decisamente imperialistica, intervenendo in una guerra che forse proprio per la difficoltà di superare i fronti della guerra di trincea si sarebbe esaurita da solo. L'intervento americano rilancia ampiamente la prima guerra mondiale. Intervengono i giapponesi, intervengono addirittura a fianco dell'Italia, dell'Inghilterra, le truppe dell'ANZAC, quindi dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dei giovani del tutto ignari dell'Europa vengono mandati a combattere e vengono massacrati dai turchi a Gallipoli, di nuovo creando un'epopea che sarà raccontata dal cinema australiano, dal cinema americano, da forme di cinema che io amo molto il cinema, mi sono molto più libero rispetto al cinema italiano a raccontare le tragedie. Una guerra dunque che è una catastrofe della civiltà, dell'umanità, in cui gli intellettuali, i giornalisti, penso al Corriere della Sera, ma anche molti altri giornali, rinfocolano questa idea di creazione della nazione nel sangue, ma nessuna nazione si crea veramente nel sangue, perché le piaghe aperte dalla prima guerra mondiale rimangono ancora. E questo è interessante perché il parallelo al libro di Don Beniamino, è uscito un libro che raccoglie le poesie popolari, poi anche dei sardi, ad esempio, della famosa brigata sassa che combatté, che con
noi ci hanno mandato a combattere per che cosa? Per terra che non conosciamo, parlando lingue che non conosciamo, e la Sardegna è diventata improvvisamente importante perché fornisce carne da cannone ai combattenti sul Carso. Quindi una vicenda tragica, che è resa ancora più tragica dalla prospettiva di uno storico, perché per la guerra mondiale si è consumata da tempo quella tragedia per la storiografia che è la fine della testimonianza orale. Neanche i ragazzi del 99, i famosi ragazzi del 99, nessuno è sopravvissuto, anche se poi la storia ci dice che addirittura ci furono leve successive, ci fu la leva del 900 e 901, anche se furono leve informali. Ma pur di combattere si mandavano a morire ragazzi di 15 anni. È la stessa cosa che succede ampiamente quando falliscono i grandi progetti statalistici, la Germania di Hitler, e la Hitlerjugend alla fine reclutava anche i bambini di 10 anni che venivano immolati in questa ultima difesa di Berlino, e stiamo parlando del 45. È un libro che sfata anche, ed è questo lo rende molto importante, l'idea che l'economia di guerra, questo è un discorso fondamentale per il discorso liberale, che l'economia di guerra porti degli avanzamenti. Nessuna distruzione porta avanzamento, perché il denaro può essere impiegato, ma questa è una vecchia metafora liberale, per costruire qualcosa di nuovo, deve essere utilizzato per riparare quello che è distrutto. Questa è una... può sembrare una banalità, ma ricordiamoci che ci sono fior di economisti laureati col premio Nobel che si augurano che gli alieni invadano la Terra, distruggono tutto, tutti quanti poi possono reagire e, avere, e costruire armi super sofisticate e quindi rilanciare l'economia. Ma la realtà semplice è che se io prendo questa bella blocca, la butto per terra, qualcuno dovrà pagare per poterla restaurare. Pensate all'immane scala di distruzione che ci fu nella seconda, ma senz'altro anche già nella prima guerra mondiale. Naturalmente, se si parla di capitalismo di guerra, allora vanno analizzati gli appalti. A chi furono dati gli appalti per le divise? A chi furono dati gli appalti per le armi? Naturalmente in una guerra qualcuno guadagna. Il mio vecchio maestro, professore Gordo Sanguinetti, che è un marxista assoluto, perché io ero come professore all'Università di Genova, diceva nella sua poesia: la guerra è una guerra, un affare è un affare, ma è un affare per pochi, per coloro che preparano le grandi aziende che preparavano le garitte alimentari, che preparavano le, che costruivano le armi, le divise, le uniformi, tutto quanto, tutto il sistema di logistica. E naturalmente ci furono grandi industriali, non sto solo parlando della situazione italiana, ci furono dei privilegiati dalla guerra, che erano coloro che appunto avevano l'affatto bellico. Come in ogni situazione di distruzione, penso al ponte della mia amata città, io sono genovese, ci sarà naturalmente qualcuno che guadagnerà, ma ci sono state delle vite perse. Questo vale per ogni forma di distruzione. Quindi lo Stato, e questo era molto chiaro a tutti gli Stati, sia agli imperi centrali, sia agli Stati alleati dell'Italia, dell'Inghilterra e così via, che la guerra comportava sì un arricchimento, ma era per soggetti privilegiati che generalmente avevano grossi appoggi politici e che naturalmente potevano fornire gli eserciti, la marina, per quanto combatte la marina, e potevano fornire l'aviazione. Quindi certamente ci furono esperimenti di vario carattere tecnologico, ma attenzione, questi esperimenti avrebbero potuto anche avvenire in un contesto di pace. In fondo noi adesso stiamo vivendo la rivoluzione informatica e comunque, pur essendo ancora guerra nel mondo, viene una situazione di pace. Quindi non è vero, non ritengo che sia vero, che la guerra acceleri per forza la tecnologia. Una situazione di pace per un liberale classico, un libertario, una situazione di pace fomenta sempre da se stessa la tecnologia, perché noi tutti vogliamo vivere meglio. La tecnologia di guerra ha portato decine di milioni di morti,
Tra l'altro la natura ci si mise, perché ci fu la grande epidemia influenzale dopo, che portò altri 10 milioni di morti. E veramente l'Europa fu prostrata, e dal punto di vista di quello che avrebbe potuto essere, esistono studi controfattuali. Sappiamo che di solito si dice, si insegna anche ai bambini a scuola, la storia non si fa con i se e non si fa con i ma. In realtà la counterfactual history è proprio questa, dire, se non ci fosse stata la guerra, se non ci fosse stata questa distruzione, dove avrebbe potuto essere l'Europa? Molto più avanti. Ma questo vale, la storia controfattuale è stata applicata ad esempio ampiamente all'Ottocento americano. Se anziché utilizzare lo schiavo, sì, fossero utilizzati i lavoratori salariati, l'America avrebbe progredito certamente, perché il costo di mantenere uno schiavo è come mantenere un bene di lusso. Certo che non viene pagato, ma pensate quanto è necessario tutelare, stare attenti che non scappi, avere le milizie armate che lo vanno a seguire se scappa, le punizioni e tutto quanto. Se fosse stata una libera scelta, probabilmente l'economia americana sarebbe progredita lo stesso, anche senza schiavismo, e anche di più. E probabilmente se non ci fosse stata la prima guerra mondiale, l'Europa non sarebbe stata condannata, dal mio punto di vista, al ruolo marginale in cui si trova ora, in cui il grande discorso economico, il grande asse economico, non è più quello europeo-americano, ma è quello pacifico che porta dalla Cina al Giappone, alla California. Ecco. Quindi è molto probabile, ma questa forse è una dimensione troppo metafisica, ma è molto probabile che senza la guerra l'Europa avrebbe mantenuto una situazione di centralità. Purtroppo però, per una serie di circostanze, questa guerra scoppiò. Occorre anche essere abbastanza imparziali nei confronti degli imperi centrali. Ebbero le loro grandi responsabilità, non solo le loro grandi responsabilità intellettuali, ci furono un gran numero di intellettuali, insomma, Max Weber e tutti quanti credevano nella bontà di questa guerra, come in Italia, ma ci fu anche una politica di progressiva statalizzazione di questi stessi imperi, che erano nati su un sistema federale, ma non riuscivano più a mantenere questo sistema federale. Questo perché gli stati intendevano emergere, intendevano la Prussia prima di tutto. Quindi anche questo bellissimo esperimento, che è il secondo Reich, che è un esperimento dal punto di vista storico estremamente interessante, perché rimane un impero federale, stava perdendo questo carattere federale. L'impero austro-ungarico stava perdendo questo carattere federale e stava sempre più imponendo una germanizzazione di tutte quelle parti dell'impero che non erano germaniche, ivi compresa Trieste. Quindi tutti coloro che videro il bene della Trieste italiana lo videro, perché in effetti ci furono, penso Silvio Becco, penso tanti altri storici fino a oggi, perché in effetti l'impero si stava sempre più comportando come uno Stato, stava perdendo il suo aspetto, diciamo, federale, che in fondo è caratteristico di tutti gli imperi germanici. Ecco, è caratteristico fino alla fine. Proprio recentemente alla mia università, in Sud, si è tenuto un convegno sulle figure della centralizzazione amministrativa tra Italia e Germania, e io ho tenuto a dire che una figura come il prefetto, quella, la figura italiana rappresentante terribile dello Stato centrale, odiatissima da Italia, da tutti i liberali, i prefetti, pensate che nella Germania sia solo la figura del Gauleiter, che è una figura hitleriana, in cui l'impero non è più il Terzo Reich, in realtà un megastato che suddivide in Gau tutto il territorio, questo vecchio nome germanico, e pone ogni territorio dello Stato il Gauleiter, che è esattamente il prefetto. Però lo fa molto in ritardo rispetto naturalmente alla Francia, e l'Italia, che ha seguito la Francia nel sistema prefettizio, che è un sistema terribile di presenza dello Stato, di cui probabilmente non ci si libererà mai. Quindi
Bisogna essere quadri, anche se l'Italia condusse una guerra di aggressione, naturalmente non, gli stessi imperi da soli stavano ormai diventando degli stati in cui lo stato egemone era lo stato più importante del sistema federale. Questo è vero in tutti i casi, anche nel caso della Turchia. Ormai l'impero ottomano, che si stava sbriciolando ampiamente, che aveva perso tutta la Turchia dell'Europa con il Trattato di Berlino, era diventato uno stato centralistico che in effetti preparerà la dittatura centralistica di Atatürk, il padre della Turchia. Tutto questo nel libro di Don Beniamino è ampiamente discusso in 7 capitoli molto incisivi, come 7 peccati capitali, che davvero danno un quadro della situazione sinistra dell'Europa e anche dell'America, perché Wilson è un uomo di immense contraddizioni: dall'altro l'autodeterminazione dei popoli, il principio di autodeterminazione, dall'altro la politica interventistica che si fece sentire, che da quel momento segnò l'imperialismo americano. Perché naturalmente si può far risalire l'imperialismo americano alla guerra contro la Spagna del 1898, ma in fondo fu una guerra limitata, fu una guerra che consentì la creazione dello Stato di Panama, quindi consentì di nuovo la guerra un affare, consentì agli americani di creare Panama e crearci il canale, che porterà immense ricchezze, porterà alla fine totale, con la perdita di Cuba, delle Filippine, dell'impero spagnolo, ma non sarà così devastante come l'ingresso, in, anche se con truppe limitate, nella prima guerra mondiale a fianco degli alleati. Quindi un ultimo effetto, ma non meno devastante, è la nascita del primo grande, immenso, ahimè duraturo stato comunista per eccellenza, che è la Russia di Lenin. Che peraltro cercherà di darsi nella propria costituzione una parvenza federale, una costituzione russa federale, ma non verrà mai rispettato assolutamente questo federalismo. Il federalismo da questo momento diventerà un'ombra che non ci sarà più, saranno creati stati in apparenza federali, ma in realtà dominati da capitali e stati fantocci che poi si dissolveranno tragicamente. La Jugoslavia è l'esempio che abbiamo vicino all'Italia. Ci sono altri stati che nascono da queste combinazioni malfatte a Versailles, come la Cecoslovacchia, che poi per fortuna in maniera indolore riesce a separarsi. Ma di nuovo metteva insieme due realtà del tutto diverse, che era la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, che nulla avevano in comune e che poi si separeranno in forma vellutata, per fortuna, cosa che non accadrà invece alla Jugoslavia. E allora, dal punto di vista di uno storico, è bene vedere come la prima guerra mondiale non finisca nel 1918, ma finisca nel 1992, con il trattato di Daytona, finisca quando finalmente si dissolve la creatura messa insieme, che si chiama Jugoslavia, messa insieme tragicamente dopo la prima guerra mondiale. Quindi gli effetti della prima guerra mondiale sono altre guerre, d'accordo, certamente la seconda guerra mondiale, ma anche le guerre interne di Jugoslavia che porteranno alla dissoluzione di questa entità artificiale e tecnicamente federale, ma assolutamente non federale, dominata dallo stato preponderante che era la Serbia, che si dissolverà in alcuni casi in maniera indolore, Montenegro con un referendum, in altri casi sappiamo bene, Bosnia e tutto quanto, con genocidi terribili. Quindi la prima guerra mondiale arriva a gettare la sua ombra lunghissima anche sulla dissoluzione della Cecoslovacchia. Questo fu immediatamente chiaro nel 19 all'Italia. Molti intellettuali che erano stati guerrafondai cambiarono idea, si resero conto della tragedia della guerra. Molti intellettuali che erano partiti pensando di essere il superuomo linciano, essere l'emulo di D'Annunzio,
si resero conto della tragedia terribile che è la guerra, e naturalmente la retorica della guerra scemò molto davanti alla realtà della guerra. E questo non poteva che succedere questo. Ma ricordiamoci che non solo fra il grande serbatoio del fascismo, ma anche nel Partito Socialista, con alcune eccezioni, una figura a me particolarmente cara, che è quella di Matteotti, mi è caro, nonostante io sia un libertario, che fosse un socialista assoluto, che naturalmente si schierò contro la guerra. La Chiesa, ma questo poi ci sarà modo di chiedere a Don Benianino, dal punto di vista ufficiale del pontefice Benedetto XV, prese una posizione ben chiara verso l'idea di inutile strage, però poi il clero fu molto spesso anche il clero ideologizzato e portato a vedere nel martirio laico una riproduzione del vero martirio, che è il martirio cristiano. Quindi ci fu una responsabilità da tutte le parti. E in qualche modo fu il trionfo di quello che ancora pensiamo che è ancora estremamente vivo in Germania, Hegel, il culto dello Stato. Ma Hegel diceva anche che la storia è il vanto del macellaio, e la riprova si ebbe ampiamente con la prima guerra mondiale, che fu davvero il vanto del macellaio. Per questo è sempre difficile parlare di vittoria, sconfitta, chi vince, chi perde, perché alla fine furono tutti perdenti con la prima guerra mondiale, a parte un'elite industriale, ripeto, non solo italiana, che fu l'elite che ebbe modo di fornire, si parla della fornitura bellica, le forniture belliche. Su cui, nonostante, come Don Beniamino dice, ci sia stato un fiorire immenso di letteratura sulla prima guerra mondiale, io sono storico della prima età moderna, quindi dovrei fermarmi a Napoleone, però non ho visto un libro ancora importante che dica veramente ma chi furono i beneficiati, quali furono le aziende italiane, ma non solo italiane, beneficiate da questa guerra. Certo, un capitalismo alterato dal patto diabolico con lo Stato. E questo per noi liberali è una grande domanda: è possibile vedere un giorno finalmente un capitalismo puro che in qualche modo vede una situazione in cui il fiorire immenso di capitali non sia legato a connubi o a patti fatti in qualche modo con lo Stato? Questa è una domanda che occorre porsi naturalmente. Tutti gli amanti del libero mercato, se non ci fosse stata la guerra, probabilmente grandi imprese non si sarebbero sviluppate. Naturalmente, quando si ha lo Stato come che richiede la fornitura di un lavoro e aumenta la tassazione, ricordiamo che con la prima guerra mondiale ci fu la nascita di accise, di nuove tasse, si aumentò moltissimo la tassazione, che rimaneva molto bassa per tutto l'Ottocento. Questo in realtà è il culmine del processo di aumento della tassazione corrispondente alle situazioni belliche. Quindi ci fu un aumento di tassazione durante il periodo Napoleone, un aumento di tassazione durante il periodo di Luigi XIV, ma ci fu un aumento di tassazione, io sono un grande cultore della storia della Serenissima, anche per le guerre della Lega di Cambrai, dopo la Lega di Cambrai, quindi stiamo parlando di inizio del 500. Quindi l'azione di distorsione operata dall'economia da parte dello Stato è immensa, la prima guerra mondiale dimostra, la seconda guerra mondiale lo dimostra. In fondo la grande industria chimica tedesca risultava tra i grandi fornitori dei gas che venivano utilizzati a Auschwitz. Quindi cosa facciamo di questo capitalismo? Come guardiamo questo capitalismo? Le Gefarben, ad esempio, grandissima industria chimica tedesca. Io credo sempre fermamente nell'ideale che possa esistere un capitalismo senza Stati, che le grandi ricchezze possano anche emergere senza i grandi appalti di Stato.
anche se però la storia può contraddirmi, sì e no, però esistono anche imprenditori che hanno creato le proprie fortune non necessariamente basandosi sugli appalti di Stato. Ma questa è una grande riflessione che occorre fare a partire dalla prima guerra mondiale, perché si arricchirono moltissimo naturalmente anche le industrie tedesche, per quanto la Germania guglielmina sia tra le nazioni sconfitte, si arricchirono perfino le industrie turche, per quanto la Turchia, quello che restava dell'impero ottomano, sia sconfitto. Ma al di là di quello che viene deciso, chi vince, chi perde, quali territori sono acquisiti, ci fu un enorme business nella prima guerra mondiale, come ci fu un enorme business nella seconda guerra mondiale. In una situazione senza guerra sono convinto che ci sarebbe lo stesso business, ecco. Però ricordiamoci che la grande partecipazione bellica italiana ha fatto sì che si sviluppò da allora, si sviluppasse da allora su antiche basi. Pensate che la Beretta risale al 400-500, la grande industria di armamenti italiani con cui dobbiamo confrontarci, perché è tra i più grossi produttori di armi del mondo, cioè il nostro paese. Ecco, sono cose anche dolorose da dire, però l'importante funzione dello storico, credo di avere ancora qualche minuto, credo che sia quello di illuminare anche le cose più dolorose, gli aspetti più dolorosi. Ecco. Non siamo i medici che nascondono la malattia al malato, ecco, anche perché in questo caso il malato è il tempo, quindi bisogna vedere quale fu esattamente la situazione. Se poi si guarda altre motivazioni, ci furono senz'altro altre motivazioni nell'impiego così forte di esseri umani, purtroppo anche motivazioni tristi. Si andava in una situazione di aumenti, ritardata rivoluzione demografica per gran parte dell'Europa, quindi c'era un numero superfluo, secondo molti teorici, di italiani. E qual era la soluzione migliore per liberarsi attraverso la guerra? È una situazione mostruosa, però ricordiamoci che la vecchia lezione che noi liberali detestiamo, Malthus, la sovrappopolazione, si trovava una situazione in cui c'era una crescita della popolazione molto alta, molto più alta rispetto a quella della prima rivoluzione demografica europea, che va da metà del 700 a inizio 800, e si utilizzavano vari strumenti per liberare, si utilizzò anche la guerra, lo strumento tipico era l'immigrazione. Abbiamo i picchi di immigrazione nella fase pre-bellica, che poi sono continuati anche nella fase post-bellica. Questo è vero per l'Italia, è vero per la Germania, è vero per quelle realtà che erano ancora ampiamente, ricordiamoci, erano ancora ampiamente nel 1914, allo scoppio della guerra, erano realtà agricole, in cui l'economia era trainata ancora ampiamente dall'agricoltura. In Italia ci sarà una rivoluzione industriale tardiva, ma in Germania sarà leggermente precedente, ma sono tutti paesi in cui l'antico regime in qualche modo continua nella forma di prevalenza dell'economia agraria. Quando l'Italia davvero diventa industriale, dopo la seconda guerra mondiale, si potrebbe dire dopo gli anni 50. Ecco. Quindi è una situazione, questa è la situazione. Poi altri discorsi sarebbero da fare sulla tecnologia, sul fatto che la guerra fu così devastante proprio perché la tecnologia era progredita così tanto. Ma non era una tecnologia a servizio dell'individuo, era una tecnologia a servizio di distruzione dell'individuo. Sono sperimentate nella prima, una grande guerra di creazione di uno Stato centralistico, che è la guerra civile americana, che noi conosciamo come guerra di secessione, saranno sperimentate per la prima volta i fucili automatici, gli Spencer, poi il Winchester. Poi saranno sperimentate le mitragliatrici e saranno estremamente perfezionate le mitragliatrici nella prima guerra mondiale. Quando l'aviazione diventerà non qualcosa di episodico come nella prima guerra mondiale, ma sistematico come nella seconda, la fortuna della disgrazia sarà che la guerra di trincea non sarà più possibile, quasi, proprio perché l'aviazione rendeva impossibile, una volta che
fu stabilito, divenne una lama forte, vedeva possibile avere trincea perché si bombardava dall'altra trincea. Ma nella prima guerra mondiale, i cosiddetti eroi dell'aria, può darsi che qualcuno fosse anche motivato da eroismo, ma furono i primi a sparare facilmente dall'alto, buttare bombe facilmente su popolazione e soldati. Ecco. Poi ci fu l'epica del barone Rosso, Manfred von Richthofen, o altre forme, baracca in Italia, però ricordiamoci che può darsi che tra loro vi fossero animi nobili, venivano tra l'altro da tutti ufficiali della cavalleria, però poi sparavano anche sugli inermi soldati dall'alto. Io sono stato nei 40 minuti e ringrazio tantissimo per l'attenzione. Più articolata, una grazie signorina.
Ecco, benissimo, è stata la colpevole lei. Cioè, ma ci ha consentito di sapere che godiamo anche di effetti speciali in questa straordinaria sala, ecco, che merita tutta la nostra attenzione. Quindi, ritornare su un tema quale quello della Prima Guerra Mondiale, ritengo abbia tante ragioni fondate. Il professore Bernardini, io sulla Lucia mi inserisco, il professore Bernardini ci ha offerto molte sollecitazioni. Io vorrei coglierne almeno alcune, perché meritano di essere sottolineate. Certo, ovviamente non al suo livello, ma nel tentativo di cogliere almeno qualche cosa che lui ha offerto. Ad iniziare da questa, perché ritornare su un argomento? Non soltanto perché se ne parla continuamente, siamo nel clima dell'anniversario, soltanto poche settimane fa dovunque si sono moltiplicate occasioni, cerimonie, convegni sul generale, ovviamente il motivo perché eravamo nell'ambito del centesimo anniversario della conclusione della guerra. Ma proprio perché l'argomento è dibattuto, c'era un motivo in più per tornarci sopra. Ma non soltanto evidentemente per una rievocazione storica, ma per una necessità di comprendere qualche cosa che ancora non si è esaurita. Quando parliamo della Prima Guerra Mondiale, questo è il motivo per cui ho ritenuto che occorresse dedicare tempo, l'argomento meritasse lo sforzo, richiedesse l'impegno. Quando parliamo della Prima Guerra Mondiale parliamo ancora della politica contemporanea. Non stiamo parlando quindi di un evento luttuosissimo, ma comunque relegato ormai a generazioni fa. Non stiamo parlando di una pagina semplicemente di storia, stiamo parlando in realtà anche di attualità. Il professore è storico, io non sono in senso proprio uno storico, e questo libro non è un libro di storia. Non è un libro dove si enumerano le battaglie, non è un libro di storia militare, non è un libro in cui si elencano i fatti e si prova a dare, come dire, ricerca adeguata perché i fatti siano riportati nel modo più preciso possibile. Questo è un libro di storiografia in realtà. È un libro, è una fatica, quella del sottoscritto, di provare a capire se esiste una verità che si scrive anche in una vicenda così luttuosa come quale quella della Prima Guerra Mondiale. Il sottoscritto è un sacerdote, quindi l'interesse che gli è proprio non è soltanto di natura scientifica, ma è innanzitutto di natura, come dire, esistenziale. I due aspetti non necessariamente confliggono, però mi permetto di dire che il primo è subordinato al secondo. E con piena soddisfazione anche della dimensione puramente scientifica, senza nessuna riduzione, senza nessuna mortificazione. Faccio un esempio, apro sì, una parentesi sotto il profilo strettamente personale. Ieri è stata la liturgia di Cristo Re dell'Universo, che ha la buona abitudine di andare a messa la domenica, ha sentito chissà quante cose evidentemente a proposito di come la liturgia cristiana presenta la regalità di Cristo. Nel presentare ai miei fedeli, ai miei parrocchiani la regalità di Cristo, io ho fatto presente due cose. La prima è che quando parliamo di cristianesimo e di, ovviamente in relazione a questo, del capo del cristianesimo, di Cristo stesso, non parliamo evidentemente di un qualche cosa di
solo soprannaturale, parliamo di qualche cosa anche di temporale. Quindi una dimensione che sia puramente evanescente della fede è una percezione della fede inesatta. Perché? Perché questo andrebbe a sconfessare fondamentalmente la verità storica dell'incarnazione, la verità fattuale, la verità temporale dell'incarnazione. Ovviamente l'incarnazione non si esaurisce alla dimensione temporale, storica, fattuale, ma non può fare a meno di essa. Significa quindi che la regalità di Cristo non è soltanto di natura spirituale, richiede un risvolto anche pubblico sotto il profilo temporale. Mi si dirà, beh, insomma, grazie per venire stasera, ma la cosa non rientrava nella questione. E forse sì, perché vedete, l'alternativa alla regalità di Cristo, l'alternativa alla sovranità di Cristo è la sovranità dello Stato. E se così è, allora lo Stato deve essere addirittura percepito come il contrario del cristianesimo, come il contrario di Cristo, in senso probabilmente apocalittico, l'anticristo, cioè quella entità che deve essere sostitutiva di Dio. Se Dio dà la libertà, allora lo Stato deve estinguere la libertà. Se Dio si sacrifica, lo Stato deve chiedere il sacrificio. Se Dio vuole la perfetta realizzazione del singolo individuo perché creato in modo irripetibile ciascuno ad immagine e somiglianza di Dio, lo Stato deve chiedere invece la massificazione, deve chiedere invece la collettivizzazione, perché non può consentire che vi sia una individualità che metta in discussione la propria sovranità. E allora, se questo ha una qualche ragionevolezza, allora comprendiamo quanto sia importante per la nostra vita individuale e sociale comprendere quei grandi momenti della storia in cui lo Stato ha inteso affermare con una vera e propria accelerazione del processo storico la propria autorità, si direbbe in senso proprio la propria sovranità. E si capisce anche perché i liberali hanno un'allergia al concetto di sovranità, proprio perché la sovranità non può se non essere legata ad un potere che si afferma, un potere che chiede il riconoscimento. Prima considerazione, quindi, sulla linea di ciò che diceva il professore. Una seconda considerazione, anzi, ecco, una seconda considerazione. Che cosa sarebbe stata l'umanità senza la guerra? Certo, la prova controfattuale noi non l'abbiamo e non l'avremo mai, è evidente. Però sappiamo che ciò che si rompe non c'è più. Ciò che si frantuma di fatto è inutilizzabile, se non per creare una serie di disagi, ad iniziare dalla necessità di raccogliere i cocci. Io sono convinto dalle piccole ricerche fatte, dalle letture prodotte, che ogni aspetto che possa indebitamente essere attribuito alla guerra, in positivo, come ritorno per l'umanità, sarebbe stato in modo amplificato, realizzato, compiuto, raggiunto, meglio senza la guerra. Perché la guerra ha, se non altro, stroncato una serie di capacità anche intellettive, pensiamo ai tanti, anche di forze umane che non sarebbero mai state più recuperate, mai più.
Pensiamo, nel libro affronto, provo anche a fare queste immaginazioni. Poniamo il caso che in guerra fosse morto Fumises. Era lì, ufficiale di artiglieria. Noi non avremmo avuto un filone fecondissimo, non avremmo avuto neanche Hayek, non avremmo avuto Rothbard, non avremmo avuto, cioè, quel filone fecondissimo grazie al quale noi ora possiamo interpretare bene anche il fenomeno della guerra. Ci sarebbe stata tanto la voce predominante della storiografia marxista, non avremmo avuto invece la scuola austriaca. E non è un caso, d'altra parte, che forse l'affermazione più interessante che venga fuori dal Magistero della Chiesa, quel Benedetto XV concittadino, conterraneo del professore Bernardini, il quale viene, non il professore Bernardini, ma il Benedetto XV di qui sopra, viene ricordato soprattutto per aver bollato la guerra come inutile strage. Ma si tratta in fondo di un'affermazione sufficientemente riduttiva rispetto a ciò che la guerra è stato. Invece, nello stesso documento che bolla la guerra come inutile strage, il Papa parla della guerra come suicidio dell'Europa, suicidio dell'Occidente. Se suicidio c'è poco di che rallegrarsi di qualche cosa, se suicidio non si può dire ah, meno male, perché così le pompe funebri hanno avuto di che mangiare. Perché se suicidio significa che è distruzione dell'esistente, è poco è invitante sotto il profilo economico immaginare che a causa delle distruzioni, che so io, l'industria edilizia abbia avuto più lavoro, perché l'industria edilizia e qualsiasi altro caso può essere portato ad esempio, avrebbe avuto molto più lavoro se vi fossero state le risorse distrutte per sempre dalla guerra. È così, allora, è così. A ruota libera potremmo andare sulla tecnologia, sulla farmacia, sulla medicina, sulla chirurgia e su qualsiasi altro aspetto della vita scientifica, tecnologica ed economica. Ebbene, ancora, l'aspetto che più mi interessa sottolineare però è la confutazione della guerra, così come si trova nella stragrande maggioranza, nella totalità di quelli presi da me in esame, la guerra presentata in tutti i manuali scolastici come la conseguenza della rivalità economica proprio del capitalismo. Ci fu rivalità economica, ma non del capitalismo. Ci fu scontro per il predominio, ma non del libero mercato. Ma esattamente ciò che il libero mercato distruggeva, o almeno limitava, certamente conculcava, e cioè lo Stato. Gli Stati che accrescevano la propria potenza non potevano se non scontrarsi. Ora, questo è un punto assolutamente decisivo. Perché? Perché se è vera la spiegazione marxista secondo cui il libero mercato non può se non produrre conflitti, allora noi dovremmo pensare bene di proporre il libero mercato, se così fosse. Se invece è vero il contrario, e cioè che dal libero mercato nasce soltanto quella condizione necessaria grazie alla quale lo scambio viene reso possibile, e cioè la pace, allora dobbiamo considerare che più libero mercato c'è, meno conflitti ci saranno. E se i conflitti ci sono, questi vanno a distruggere le condizioni grazie alle quali lo scambio viene reso possibile.
Quella frase di Bastiat che si trova pari pari poi in un testo di Mises, anche se pare che Mises non l'abbia tratta da Bastiat. Ebbene, Friedrich Bastiat dice: se attraverso un confine, la frase è controversa, ma comunque ve la ripropongo così come di solito viene riportata. Se attraverso un confine non passano le merci, perché mai non dovrebbero passare i cannoni? E proprio sul confine dove viene impedito il libero passaggio delle merci, inevitabilmente passeranno le armate. Secondo quel principio che Mises riporta nel suo grande testo, L'azione umana, un'affermazione che fa rabbrividire, di Napoleone III, il quale dice che un paese, uno Stato, è tanto in grado di esportare le proprie merci per quante granate è in grado di far cadere sulla testa dei propri avversari. Può essere mai attribuito tutto ciò al capitalismo? Certamente no. Mi sono sforzato di riprodurre una serie di testimonianze che vanno ad indicare come la guerra è stata ostracizzata dagli imprenditori, è stata rigettata dalle fasce produttive. Questi avevano bisogno ed erano consapevoli di avere bisogno della pace. Avevano bisogno della pace perché solo la pace avrebbe consentito il libero scambio. Non c'è possibilità che dal libero scambio, quando è autenticamente tale, vi possa essere conflitto. Perché il libero scambio, come cooperazione sociale e anche tra i popoli, richiede inevitabilmente la volontarietà. E dalla volontarietà ovviamente non c'è possibilità che vi sia una forzatura, un potere che sopravvenga, una coercizione che si aggiunga, perché quando questo avviene semplicemente non abbiamo più il libero mercato. Quindi quando si dice che la prima guerra mondiale, come altre guerre, è causata dall'interesse capitalistico, bisogna precisare che questo interesse in realtà era proprio del capitalismo di Stato, ma bisogna subito chiosare nel dire che il capitalismo di Stato non è capitalismo. Il libero mercato non può essere di Stato, perché nella misura in cui è di Stato, semplicemente non è libero mercato. Voglio concludere, anche per lasciare un po' di spazio in più al dibattito, concludo ancora sulla questione dell'attualità, perché il professore ha voluto richiamare in più di un passaggio questo aspetto. Lo Stato che noi abbiamo dinanzi è lo Stato che, grazie alle guerre, si è enormemente rafforzato nei suoi ordinamenti, nelle sue strutture, nella sua organizzazione e soprattutto nella sua capacità coercitiva. Ciò che prima della guerra era considerato un qualche cosa di innaturale, dopo la guerra, con le imposizioni dello Stato, diventa qualche cosa di pacificamente ammesso. Da qui l'alta tassazione, la spesa pubblica, lo sforamento costante del bilancio dello Stato e anche la perdita, questa sì, della sovranità individuale, della moneta. Dopo la guerra noi non abbiamo più il gold standard, cioè la moneta che stampa lo Stato non è più di proprietà di chi la possiede. È soltanto un artificio contabile, tutto interno allo Stato, perché nessuno di voi lavoratori può andare a pretendere la copertura, il possesso della popolare istituzione, della parte corrispondente di oro che vi è dietro ciascuna moneta.
Quindi significa che l'esproprio dell'economia è ormai totalmente realizzato attraverso la leva del controllo pressoché totale della politica monetaria. L'attualità quindi è stringente, perché se non alla luce di ciò che è successo con la rivoluzione francese possiamo avere una comprensione dell'epoca moderna, è anche vero che il Novecento sarebbe incomprensibile senza la terribile esperienza della Prima Guerra Mondiale, che evidentemente, permettetemelo di dire, non si è esaurita 100 anni fa con la conclusione, con gli armistizi e con la pace. Grazie. Evidentemente questo virus totalitario non è stato debellato ancora oggi e mi chiedo come mai, nonostante la storia ci abbia insegnato quello che abbiamo visto, essenzialmente guerra, campi di concentramento, e invece oggi abbiamo ancora lo stesso spirito nei dazi, nelle tasse, nelle limitazioni alla libera impresa, ai diritti individuali, eccetera. E mi ha colpito in proposito la frase che ha detto poco fa Don Beniamino Martino, che ci sono quasi due alternative: la sovranità di Cristo e la sovranità dello Stato. Mi ha fatto pensare a questa frase perché ho pensato forse c'è un bisogno umano che in qualche modo viene identificato per qualcuno nello Stato, quindi una qualcosa che necessita uno scopo al di fuori della nostra individualità, forse, e per questo infatti l'alternativa Stato e sovranità di Stato, sovranità di Cristo mi faceva pensare, forse questo bisogno si può incanalare in modo diverso se c'è effettivamente questo bisogno, non so, magari nel fatto che il libero scambio è qualcosa che ci stimola una collaborazione, un'empatia, una crescita comune, perché lo scambio è un gioco insomma positivo, no? C'è forse qualcosa per incanalare diciamo una ideologia, una prassi che possiamo seguire per incanalare meglio questo spirito, questo bisogno, se c'è. Questa è una domanda? Sì, una domanda. Beh, sì, si tratterebbe a questo punto non di seguire una ideologia, ma di contrastare l'ideologia, dove per ideologia si deve intendere un pensiero, un approccio che nega la evidenza di alcuni elementi della realtà e vuole trasformare la realtà, e per farlo deve mettere in conto ogni tipo di evidenza, perché la realtà poi è ostinata, la realtà naturale comunque emerge. E d'altra parte, sapete, anche la necessità di avere una società ormai prona allo Stato ha richiesto un sacrificio di milioni di persone. Come a dire, l'ideologia deve forgiare nel tritacarne, perché deve far emergere poi una realtà diversa, una società che non si organizza attraverso le dinamiche naturali, ma attraverso invece l'opera dello Stato. Questa è la ideologia. L'ideologia dello Stato è quella di presentare la struttura dello Stato come ciò di cui l'uomo ha bisogno. Quindi la guerra a questo punto, se manca una buona spiegazione per le cause della guerra, è come la crisi economica. Anche quella è una forma di guerra. Perché dopo ogni crisi economica ciò che dovrebbe essere
La terapia diventa invece diventa il nuovo veleno. Viene accantonata la spiegazione in forza della quale bisognerebbe rifuggire da nuovi provvedimenti statalisti, perché sono questi ad essere alla base della crisi economica, e invece si chiede maggiore legislazione, maggiore intervento, maggiori aiuti dello Stato, maggiore assistenza. Quindi manca una spiegazione, e l'assenza di spiegazione motiva ovviamente una nuova iniezione di ideologia, e cioè il carnefice, quello della guerra, quello delle crisi economiche, quello dei disastri economici, quello della diffusione della disoccupazione, si presenta candidamente come il salvatore. C'è una, come dire, una tematica squisitamente metafisica in tutto ciò, perché al vero salvatore si deve sostituire un salvatore temporale, al salvatore trascendente si deve sostituire un salvatore immanente, secolare. Quindi dalla guerra noi non usciremo, o perlomeno da ciò che ha condotto alla guerra noi non usciremo, se ad una corretta spiegazione sostituiamo un surplus di ideologia. Quanto alla attualità a cui il professore Bernardini faceva riferimento, mi permetto di dire ancora un'altra cosa, e cioè, vedete, questo testo può certamente essere considerato un testo di letteratura liberale o addirittura libertaria. Non era questo il presupposto, anche se io esplicitamente dico che non posso non riferirmi agli autori della scuola austriaca, perché addirittura meglio e di più degli autori cattolici hanno saputo fornire una spiegazione della natura dei fatti. Però un'autentica letteratura liberale, un'autentica storiografia liberale, una squisita storia liberale, dovrebbe mettere in conto di non essere liberale, cioè di non essere di parte. Dovrebbe semplicemente essere una storiografia, una ricerca, una storia che abbia a cuore la verità sopra ogni cosa. Questo è il virus dell'ideologia. Il virus dell'ideologia è avere a cuore una propria concezione delle cose a fronte e a dispetto della realtà naturale delle cose. Quindi una letteratura, una storiografia, una storia liberale dovrebbe essere semplicemente una storiografia che conduce ad una spiegazione anti-ideologica. E perciò stesso quindi anti-utopica, anti-perfettista e anti-necessariamente totalitaria. Perché dopo la prima guerra mondiale noi abbiamo avuto non la fuga dallo Stato, ma un rafforzamento dallo Stato, un rafforzamento dello Stato, e la ragione per cui abbiamo avuto la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto quel welfare state imperante, abbiamo avuto l'Unione Sovietica, abbiamo avuto il mito del mondo perfetto che si sarebbe potuto realizzare unicamente attraverso una serie di provvedimenti politici. E perché evidentemente c'è stata una cattiva spiegazione della Prima Guerra Mondiale, una cattiva spiegazione, e credo che ora non voglio sbagliare, ma era Orwell forse che diceva: chi controlla il passato ha la gestione del presente. Quindi è chiaro che con una cattiva spiegazione della storia poi abbiamo degli scantonamenti pericolosissimi nel presente e ahimè ancora nel futuro. Sono domande?
Dario Pippa, fare la scelta. No, due minuti, grazie. Salve, sono Pietro Cappello, consigliere di questa dell'Università delle Trenta. Plaudo all'iniziativa di Lobby Liberale che con questo convegno serale sulla Grande Guerra 1914-1918 dà senso al centenario. L'Unitre ha programmato e ha attuato un progetto che probabilmente lei non sa, un progetto che ha portato nelle scuole, ha portato nelle città, ha mosso tutto il territorio di Giallo. Un progetto dove noi abbiamo definito diamo più senso alla storia. Abbiamo preso l'occasione del centenario della vittoria per andare nelle scuole a spiegare cos'è la vittoria, cos'è la guerra, cos'è la pace. Tutto era chiuso in un cofanetto di 6 librettini dove ci sono tutta la storia del progetto che ci onoriamo di donare a Don Bernardino e allo storico. Complimenti. Prenderò il libro anche perché sulla Grande Guerra ho letto tanti libri, ho studiato, ho tenuto le conferenze nelle scuole, perché anch'io sono un appassionato storico, un ricercatore storico, e perciò ringrazio anche della serata. Grazie. Di ciò che effettivamente è avvenuto nel passato e anche di quali siano le cause dei disastri che i nostri antenati hanno vissuto, lo dimostra anche l'impegno dello Stato per non far sfuggire dal proprio controllo l'educazione scolastica. Si può dire che l'Italia, nata in modo artificioso e unicamente attraverso la forza delle baionette, poi sia stata con un'opera di, come dire, di creazione, una poietica, termine greco che significa una creazione, attraverso due grandi strumenti, lo strumento dell'esercito e lo strumento della scuola pubblica. Senza l'esercito e senza la scuola pubblica, ogni popolo di questa meravigliosa penisola avrebbe mantenuto la sua rigogliosa identità, perché dobbiamo anche tenere presente che tutto il patrimonio artistico che il mondo ci invidia, ce lo invidia perché è un portato delle epoche pre-unitarie. Dopo l'unità d'Italia è venuto invece un depauperamento universale. Oltretutto, anche così come il professore citava, oltretutto addirittura una fuga da questa terra ricchissima, la più ricca del mondo, non soltanto sotto il profilo paesaggistico e agricolo, ma anche culturale e artistico. È incomprensibile che l'Italia unita abbia prodotto tra le più grandi emigrazioni. È incomprensibile. Eppure è avvenuto questo. Ciò che chiamiamo quarta guerra di indipendenza, cioè la prima guerra mondiale, dovrebbe
pesare come un fortissimo interrogativo da proporre in tutti gli ambiti, a questo punto anche quello scolastico, per mettere in discussione tutto ciò che sino a questo momento non è stato minimamente in discussione perché è stato considerato un dogma apolitico. Questo vale per il cosiddetto risorgimento forzato, questo vale per la catastrofe umana e non soltanto umana, anche economica della Prima Guerra Mondiale. Sì. Stefano Magni, dunque, una domanda per Don Beniamino Di Martino in particolar modo, visto che si è parlato di storia controfattuale. Quello che volevo chiedere sostanzialmente è: a cambiare il corso degli umani eventi nel Novecento è stata la Prima Guerra Mondiale in senso lato o soprattutto all'interno della storia della Prima Guerra Mondiale un suo particolare episodio, che fu la rivoluzione russa, in particolar modo la rivoluzione d'ottobre? Perché quello che ho avuto modo di constatare negli studi della Prima Guerra Mondiale che ho condotto è che la rivoluzione d'ottobre ha cambiato anche la natura stessa della guerra e della politica, perché se noi fino al 1917 avevamo comunque una guerra relativamente convenzionale tra imperi per il possesso di territori, dal 1917 diventa una guerra completamente diversa, da una parte per l'esportazione della rivoluzione e dall'altra parte per il tentativo di contenere la rivoluzione anche con metodi altrettanto violenti, cosa che poi ha caratterizzato il dopoguerra non solo in Russia ma anche in Italia per primo, anche in Germania e poi in tutto il resto del mondo. Che cosa di fatto è stato più determinante nel cambiare il corso della storia dell'umanità secondo lei? La domanda è rivolta a me, perché il professore ha ben più argomenti di me per rispondere, quindi per realtà nei confronti di Stefano rispondo io, però chiederei al professore poi di integrare e rispondo in un modo articolato, almeno con due ordini di considerazione, ovviamente abbastanza sintetiche e brevi. Il primo ordine di considerazione è questo. Nei miei studi, nelle mie ricerche, e quindi anche in questo testo sulla Prima Guerra Mondiale, io mi sono sempre dovuto appassionare alla tesi della continuità storica. La Prima Guerra Mondiale non è un evento improvviso, insospettato, un evento, come dire, innominabile, che viene fuori così all'improvviso. La Prima Guerra Mondiale è qualcosa invece di lungamente preparato, è il frutto di un processo, tanto è che le menti più avvedute, tra queste devo citare più menti liberali che non cattoliche, purtroppo, le menti più avvedute avevano, ad esempio Menger, che è citato poi anche come esempio in alcuni capitoli, avevano compreso in quale direzione si andava, cioè poste certe premesse, posta la premessa fondamentale dell'accentramento del potere all'interno dello Stato, era inevitabile poi che questo potere prima o poi venisse utilizzato per distruggere l'avversario. Quindi la Prima Guerra Mondiale, sì certo, è stato uno spartiacque sotto tanti aspetti, ma probabilmente innanzitutto lo è stato sotto il profilo psicologico, perché dopo chiunque si è reso conto che il mondo di prima non c'era più e si è creato di fatto una nuova condizione sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto economico e anche sotto l'aspetto esistenziale, dato che anche per i cattolici, la cosa mi duole particolarmente, è una fitta che sangue, quindi è inevitabile che faccia riferimento anche a questa dimensione, anche i cattolici che erano naturalmente critici nei confronti dello Stato ed avvenutamente critici, perché avevano
sperimentato tutta l'invasività dello Stato, da quel momento in avanti invece iniziano ad essere totalmente appiattiti al mito dei sacri confini, al mito del sacrificio per la patria, alla necessità di dimostrare, quasi a scrollarsi di dosso, il complesso di inferiorità, dimostrando di essere capaci di morire per lo Stato. Ecco, quindi c'è stata certamente una cesura psicologica, ma c'è stata forse meno cesura sotto l'aspetto puramente politico. Perché? Perché intanto è stato possibile ciò che è avvenuto in modo terrificante con la prima guerra mondiale, in quanto c'è stato tutta una serie di premesse, tutta una serie di antefatti di ordine politici, di ordine propriamente, consideriamo le grandi centralizzazioni. Forse la Germania avrebbe avuto questo spirito militaristico così forte se fosse rimasta una sorta di confederazione di tante città franche, la Lega Anseatica per dire, no? Il Regno di Baviera, o l'Italia avrebbe mai dovuto confrontarsi con delle grandi potenze nella speranza di essere loro pari con l'ingresso in guerra, se invece fosse stata una sorta di confederazione tra tanti stati? Forse no. Ma qui torniamo evidentemente a quella prova controfattuale che non sempre ci è lecito andare a richiamare. Quindi la prima considerazione che vorrei fare è che la storia non procede con salti. E questo dà tutta la ragione di considerare anche la guerra mondiale come qualcosa di attuale. Perché non avessimo avuto la prima guerra mondiale, non avremmo questo grado di stabilizzazione, non avremmo questo livello di tassazione, non avremmo questo livello di burocrazia. Però tutto ciò che consideriamo sia stato accelerato dalla prima guerra mondiale, da una grande guerra, era già in qualche modo presente come dei virus terrificanti già all'opera. Poi occorreva semplicemente due colpi di pistola a Sarajevo. Se la prima guerra mondiale fosse stato qualcosa di episodico, non era possibile neanche che due colpi di pistola generassero 10 milioni di morti. E poi se ci mette la spagnola, l'influenza spagnola, la pandemia che è attribuibile alla guerra, perché se non ci fosse stata la guerra, se non ci fosse stato il cameratismo, la posizione di trincea, l'infezione, l'influenza si sarebbe risolta lì dove era nata, cioè in una contea sperduta del Texas. L'ingresso americano in guerra invece contagiò le truppe che dall'America venivano in Europa. Ed è qui, però. Si parla di, è difficile quantificare, ma la spagnola pare che abbia fatto più morti della peste nera del 1300, contabilità attribuibile unicamente al potere degli stati. Beh, allora, la seconda considerazione, più probabilmente legata alla interessantissima domanda, è questa. Sì, certamente, come appendice della prima guerra mondiale nasce il primo stato propriamente socialista della storia, con tutte le conseguenze che verranno, gli 80 milioni di morti, il pianeta letteralmente flagellato dal collettivismo, il collettivismo che si riteneva essere il futuro obbligato dell'umanità, perché negli anni 70 chi non era comunista sapeva purtroppo che il futuro sarebbe stato comunista. C'era soltanto una guerra, una guerra di reazione da poter abbozzare, ma senza nessuna speranza,
si sapeva che il futuro sarebbe stato socialista, quindi era non soltanto un tratto episodico, ma si trattava di qualcosa che rappresentava il futuro stesso dell'umanità, e tutti li credevano. Questo è il carattere propriamente ideologico del socialismo. Certamente quindi sappiamo bene che cosa ha prodotto l'instaurazione del primo Stato comunista della storia. Dicono gli storici che io ho dovuto citare nel libro, dicono che lo Stato socialista, quindi con la guerra civile tra i bianchi e i russi in quella che era ancora la Russia, abbia prodotto una distruzione quale in quanto non possa essere immaginato in altri contesti. Soltanto chi ha vissuto l'avvento del bolscevismo può capire a che tipo di violenza si possa aggiungere, e anche la distruzione totale sotto il profilo economico, tanto addirittura che Lenin, per salvare il salvabile, decise di tornare alla proprietà privata, decise di tornare limitatamente per un tempo determinato al libero mercato. La dice grossa questa, no? Per salvare il socialismo, Lenin, che era ovviamente un rigoroso opportunista, cioè un rivoluzionario nel senso pieno, facciamo due passi indietro per poter farne poi quattro avanti, dato che abbiamo bisogno di soldi, facciamo i capitalisti, perché soltanto grazie al capitalismo poi abbiamo le risorse sufficienti per poter distruggere il capitalismo. Però la prima guerra mondiale, per come ho provato a presentarla anche nel testo, ha tre caratteri fondamentali. La prima è che è stata una guerra democratica, non nel senso che era stata una guerra la cui scelta era perfettamente condivisa, ma nel senso che la guerra richiedeva il coinvolgimento più o meno forzato di tutto il popolo. Secondo aspetto è che era e necessariamente doveva essere una guerra totale, non poteva essere una guerra soltanto di qualche brigata, non doveva essere una guerra soltanto di soldati, non doveva essere una guerra soltanto, che so io, di una colonna di soldati di qua e una colonna di soldati di là. Per essere veramente guerra di Stato non poteva essere se non una guerra totale, perché lo Stato richiede il sacrificio totale, vuole tutto, è un Dio, quindi ha bisogno del sacrificio. Non ci può essere un aspetto della vita individuale che non sia perfettamente coinvolta dall'attività dello Stato, e deve provare poi la fedeltà dei suoi, diciamo così, fedeli anche con il sacrificio estremo, con il martirio. Ma il terzo elemento che mi sembra dover attribuire alla guerra è che essa è stata ideologica. Che significa guerra ideologica? Significa che la guerra ha avuto un carattere rivoluzionario. Rivoluzionario per quanto accennavamo prima e per qualche cosa che possiamo dire ora, cioè teso a trasformare la realtà. E soltanto la guerra può dare questa grande accelerazione al ceto politico per poter trasformare con enorme rapidità la realtà. Quindi quello che ha fatto Lenin in un modo radicale e tendenzialmente definitivo, la guerra è riuscita a farla in modo più diluito, ma nella stessa identica dimensione. La rivoluzione è ideologica, la guerra è rivoluzionaria. La rivoluzione di Lenin intendeva trasformare la realtà umana,
la guerra non ha fatto di meno, anche se ovviamente con una radicalità che era consentita non ad una condizione di scontro frontale, ma attraverso i mezzi politici ordinari, anche se nella straordinarietà, anche se nella straordinarietà delle leve politiche, delle leve che sono date al ceto politico per gli interventi assolutamente straordinari di una guerra. Domande? Il professore? No, lasciamo le sue altre domande. Credo che Don Beniamino, che veramente mi onora della sua amicizia, per cui continua a prendere tantissime cose dalla profondità del pensiero, abbia risposto in maniera estremamente esauriente alla domanda. Ricordiamoci che poi, quando si compara l'economia dei paesi socialisti, in questo caso la Russia e l'Inghilterra, i sistemi economici della Germania di Hitler, non erano molto diversi, fior fior di studiosi hanno dimostrato che ci fossero sistemi di collettivismo e tutto quanto, e che questo grande anticomunismo in realtà nascondesse delle logiche che veramente erano del tutto a contro il libero mercato e di collettivizzazione, di asservimento della produzione industriale ai scopi dello Stato e così via. Ci sono numerosi storici che hanno dimostrato che i sistemi di pianificazione economica, certo, non erano presenti nei piani di Lenin, ma erano presenti anche in quelli di Hitler, che pure si vantava di anticomunismo. Cioè, questi mostri che nascono dalla prima guerra mondiale sono da tutte le parti, per non parlare dell'economia autarchica di Mussolini e di tutte le necessarie alleanze appunto col capitalismo di Stato, che certamente non è stato ufficialmente abolito come di Vienna e poi di Stalin, ma era più o meno mascherato, quindi i mostri che nascono da questa guerra sono un po' tutti simili, anche se hanno colori diversi. Colori diversi, ma tutti con un'unica natura. L'unica natura è la centralità dello Stato. E sotto questo aspetto non ha ragione d'essere la distinzione tra regimi di destra o regimi di sinistra, perché propriamente parlando ciò che è nella natura sovversiva della sinistra è esattamente ciò che coincide con il motto di Mussolini, che nel 1924 credo disse: tutto nello Stato, tutto per lo Stato, nulla fuori dallo Stato. Più socialismo di così. Il fascismo è stato l'unico socialismo dal volto umano, ma pur sempre socialismo. Basta che la legge Giovanni Gentile, che pensate, l'ultima opera di Giovanni Gentile, quando già sapeva che sarebbe morto, probabilmente assassinato, comunque lo intuì, un uomo sconfitto, infelice, che aveva aderito alla Repubblica Sociale, pure scrive un libro davanti alla distruzione del mondo provocata dallo Stato, che è solo un immenso elogio dello Stato, che è genesi e struttura della società, che è il suo canto del cigno, che poi dopo poco sarà appunto ucciso in un attentato dai gabbisti a Firenze. Eppure non riesce, ma non ci si riesce a liberare da questo mostro. Perfino Ernst Cassirer, ebreo, deve scappare dalla Germania, altrimenti sarebbe finita Auschwitz. Quindi, eppure scrive libro sullo Stato quando si trova negli Stati Uniti, e non riesce neanche lui veramente a capire quale male abbia fatto lo Stato, e gira intorno a questo Stato quando c'era la distruzione totale. In questo caso i morti erano 50 milioni della seconda guerra mondiale. Noi in Italia siamo 60 milioni, quindi immaginiamo, in Lombardia si passano 10 milioni di abitanti, immaginiamo che improvvisamente rimanga la sola Lombardia. E poi raggiunti i confini con la mia Liguria, a questo punto non ci sia più niente, o col Piemonte, non ci sia più niente, ci sia un deserto, 50 milioni di morti. Eppure un pensatore come Giovanni Gentile, ma come lo stesso Cassirer,
si ostinavano davanti al crollo di tutto, fornito dallo Stato, a difendere in qualche modo lo Stato, e l'idrogenesi di struttura della società di Cassino, io ritengo, di Giovanni Gentile, ritengo che sia veramente poi la paragonabile una tragedia greca, che elogia lo Stato in forma hegeliana, mentre davanti a lui si stava sgretolando il mondo con la fine della seconda guerra mondiale, lui stesso sarebbe morto, assassinato in un attentato. Come scritto, gli attentatori dissero: uccidiamo le idee, non l'uomo. In realtà, ucciso l'uomo, purtroppo le sue idee continuavano, fecero il contrario. Tra l'altro, era più continuità ideologica tra le idee degli uni e degli altri, non invece distinzioni che a questo punto sono assolutamente marginali. Domanda? Volevo dire certamente è giusta la critica storica importantissima per poter trarre degli insegnamenti dalla storia stessa, altrimenti è un insieme di dati. E quindi la ricerca della pace certamente è un obbligo che abbiamo e che dobbiamo perseguire. Però, ecco, c'è il pacifismo, volevo chiedere cosa pensate del pacifismo. Tutto il male possibile. Tutto il male possibile, per la semplice ragione. Perché il pacifismo non ricerca la pace, ma l'affermazione di un'altra ideologia. E in quanto tale finisce con l'essere una corresponsabilità con l'aggressione, perché impedisce alla vittima di poter reagire nei confronti dell'aggressore stesso. La pace, la difesa. Il pacifismo invece nega la possibilità di reagire nei confronti della ingiustizia. Non ha niente a che fare con la pace e il pacifismo. Anzi, si pone strumentalmente, surrettiziamente, volutamente, involontariamente dalla parte della persona. Quindi allarga le condizioni per la guerra. Quando parliamo di pace, parliamo di quella condizione che non è ideale, è molto pratica, che nasce dalla necessità di poter scambiare ciò di cui qualcuno ha e l'altro ha bisogno. Io ne trago una prova della esistenza di Dio. Perché l'uomo, che misteriosamente è creato all'immagine e somiglianza di Dio per chi crede in Dio, ma anche per chi non crede in Dio, bisogna ammettere che l'uomo è l'unico essere che può mangiare senza uccidere il proprio prossimo. È l'unico. Tutti gli animali debbono nutrirsi a scapito di altri. Di altri sì, giusto? L'uomo è l'unico essere invece che per nutrirsi deve fare del bene al proprio prossimo, deve scambiare ciò di cui l'altro può avere bisogno. In questo scambio si realizza evidentemente un arricchimento reciproco. Cioè significa che nel mio bisogno c'è la soddisfazione dell'altro e nella soddisfazione dell'altro c'è l'appagamento al mio bisogno. Quindi significa che il mio lavoro è co-creatore di Dio. Nel caso di qualsiasi altra specie animale, invece, io posso nutrirmi soltanto sbranando l'animale inferiore. Mangia l'erba. Certo. Tutti i carnivori, però. Sì, i carnivori, diciamo i carnivori. Tutti i carnivori. All'ombrico non diamo responsabilità di ordine morale,
ma i carnivori sì. Quindi il pacifismo non va certamente nella linea di questo scambio, ma nella linea di negare la reazione legittima e doverosa dinanzi all'aggressore, dinanzi alla ingiustizia. Come le linee non puoi. Sì, c'è la stessa cosa. Ah, no, così. No, sono meglio una domanda. Questa è personale. Come riteniamo un po'? Io scrivo qualche altra frase, mi vengo che noi sono circa, diciamo, ormai siamo 18, scrivevo nel 90 e scrivevo su un giornale che noi viviamo in una dittatura dorata che porta il nome di democrazia. Io scrivevo questo. Perché? Perché noi possiamo parlare, possiamo dire le nostre. Ma sempre sotto lo Stato dobbiamo obbedire allo Stato e non ne vediamo fuori. Io sono libero di fare cose, però lo Stato mi impone, lo Stato dei casi e io devo assoggettarmi, non posso, se no divento sovversivo. E come ne vediamo fuori? Grazie. Per gettare l'infamia dovuta alla guerra è il racconto del medico.
l'abbiamo più reduce della prima guerra mondiale, in questo momento si assiste alla tragedia della tripartita anche dei reduci della seconda, perché il tempo passa, fugiti irreparabile tempus. E riflettevo su questo, sul fatto che non essendoci più la memoria viva del disastro della guerra, nulla esclude che la guerra possa ritornare. Però siamo in una considerazione metafisica, ripeto, al di là del discorso. Per cui l'elemento ottimistico del pensiero liberale, che non è assolutamente, io condivido appieno ciò che ha detto Don Beniamino sul pacifismo. Il pacifismo è la pace perpetua di cui parlava Kant. Quando Kant si domandava, l'anziano Kant nel 1797, come evitiamo queste guerre, nel pieno delle guerre rivoluzionarie, che può essere napoleonica, che pubblicava su Meg Frieden, sulla pace perpetua, cioè, non è che, e credo fosse un riferimento a idee totalitarie come quelle pacifistiche, per la pace perpetua debba essere il segno scritto sul cimitero di tutto il genere umano, perché allora attenzione, c'è una legittimità non tanto della guerra quanto dell'autodifesa che il pensiero libertario riconosce pienamente, perché altrimenti col pensiero pacifistico si legittima il totalitarismo. Se esiste, ricordiamoci che quest'anno sono anche 70 anni della Costituzione italiana, un documento che io ho criticato naturalmente in tutti i modi, che è un documento tormentatissimo perché è scritto da esseri umani, non è qualche cosa, non è la Bibbia dettata, l'Antico Testamento dettato direttamente da Dio. Scritto da esseri umani che hanno vissuto tutte e due le guerre, e c'è questa idea di ripugnare la guerra come strumento di risoluzione del conflitto, ma non di tutto, di smobilitazione della guerra. Se c'è una difesa, e questo è il pacifismo veramente terribile, no? È veramente il totalitarismo pacifista, non si può reagire alla difesa, all'aggressione, tutto quanto. Come si reagisce? Ecco, questo però occorre reagire, questa è la tragedia dell'umanità, però d'altra parte. E questo è un motivo che va al di là appunto del pensiero liberale, si entra in regni della metafisica, dell'antropologia, dell'etologia, della destinazione ultima dei fini. Ecco, per cui dico, non è un invito all'ordine liberale, ma un invito generale, che tante volte per non entrare in questo regno quasi agghiacciante, forse è meglio occuparsi, riusciamo a avere la flat tax al 22% o riusciamo, non so, a defiscalizzare che sembra che non è una banalizzazione, perché sono temi importantissimi, però in qualche modo ci proiettano nel presente e nel futuro economico, togliendoci da questa tragedia di cui siamo stati felici e allo stesso tempo tristi di parlare stasera. Buonasera. Io non sono, come il mio amico Lorenzo Magisa, non sono sufficientemente dotto di dottrina liberale per riuscire a dare una risposta alla domanda che sto per farvi. Questa sera abbiamo assistito a una, giusta per certi versi, criminalizzazione, se non demonizzazione dello Stato, l'anticristo è stato definito. Qui, dal punto di vista della dottrina liberale, io non lo so, quindi lo chiedo a voi, quale dovrebbe essere il ruolo e il limite dello Stato? Sì, ha ragione, perché con la sua domanda effettivamente si colma una lacuna. Una lacuna che rischierebbe di essere imperdonabile. Qualcuno mi ha ringraziato perché il libro, tra le cose che doveva svolgere, ha provato anche in qualche modo a colmare una lacuna simile. E lo fa in questo modo, quindi ripropongo ciò che mi sembra essere un dato sul quale anche gli amici libertari farebbero bene a riflettere. Ci sono delle istituzioni di ordine naturale, ne viene dalla natura dell'uomo. Vi sono invece delle istituzioni di ordine innaturale. Fondamentalmente, naturalmente, noi scambiamo. Innaturalmente, invece, qualcuno si arroga il diritto di stabilire alcune cose sugli altri.
Nel primo caso, quindi, c'è una organizzazione che nasce naturalmente. Nel secondo caso, invece, c'è una pianificazione, un'organizzazione che si consolida in modo innaturale. Nel primo caso parliamo di governo, nel secondo caso parliamo di Stato. Quindi, quando noi criminalizziamo o addirittura demonizziamo lo Stato, non demonizziamo, neanche criminalizziamo la politica e neanche il governo. Vi è un governo che si concepisce in modo illimitato, allora stiamo parlando di Stato. C'è un governo che invece nasce naturalmente perché c'è un pericolo alle porte, e allora dobbiamo organizzarci per difendere la nostra proprietà e le nostre vite, allora siamo nei luoghi naturali. Anche all'interno della famiglia vi è un'autorità, però è un'autorità naturale posta a difesa della famiglia stessa, non posta a capo della famiglia senza che si abbia la possibilità anche di considerare una autorità nella sua innaturalezza, quando questa autorità, anziché difendere la famiglia, vuole addirittura trasformarne la natura. Lo Stato è quell'organizzazione politica che fonda la propria legittimazione su se stessa, su se stesso. Un'organizzazione naturale invece non fonda la propria legittimazione su se stesso, ma su una natura che è preesistente. Il governo che è illimitato, che concepisce se stesso con compiti e con proiezioni e con finalità e con orizzonti illimitato, questo è lo Stato. E questo deve essere avvertito come un pericolo. Questo non può essere mitigato dal giudizio, deve essere riconosciuto per quello che è un pericolo costante, perché o vi è a questo punto lo Stato o vi è la libertà, non esistono via di mezzo. Se invece la libertà deve essere meglio tutelata, allora noi abbiamo bisogno di qualcosa di alternativo allo Stato. Il governo naturale può essere anche contro lo Stato. Lo Stato invece non potrà mai essere un governo naturale, perché il governo che si concepisce in modo naturale è naturalmente contro lo Stato, e lo Stato invece è ordinariamente illimitato. Quindi, quando parliamo di Stato, quello che dal 1500 poi inizia sempre di più a crescere sino all'Unione Sovietica, quello è lo Stato perfetto, lo Stato che ha distrutto tutto e quindi alla fine non può se non implodere, perché ha distrutto tutto. Anche c'è da poter fare una teologia dello Stato, una metafisica dello Stato. Ovviamente è una disciplina a questo punto collaterale rispetto alla storia. La storia ha una sua competenza. Qui stiamo parlando però di qualche cosa che è a fianco alla storia. E se vogliamo fare una teologia della politica, dobbiamo riconoscere anche che un potere assoluto che non abbia nessun riferimento. La Costituzione italiana è tendenzialmente totalitaria, perché prevede uno Stato che fonda la propria legittimazione sulla sua stessa carta costituzionale. Quindi significa che lo Stato può tutto. Se lo Stato legittima se stesso, allora si vede che lo Stato può tutto. Un governo naturale non può legittimarsi da sé. Deve legittimarsi in funzione di ciò a cui è orientato. Quindi l'autorità paterna è legittimata dal bene della famiglia. Se scalfisce questo ruolo, il padre sta snaturando il suo compito.
Quindi non è neanche più padre, lo sarà biologicamente, evidentemente, ma i figli non gli riconosceranno più una reale paternità. Lo Stato invece è su un altro piano. Lo Stato è quell'organizzazione politica che ha come base di legittimazione se stesso, la propria carta costituzionale, il proprio Parlamento, il proprio Quirinale, il proprio Presidente della Repubblica, le proprie stesse leggi. È un circolo vizioso. Alimenta se stesso con la propria stessa produzione. Non si mette in discussione per la legge naturale lo Stato. Nel momento in cui lo Stato si interpellasse in funzione di una legge naturale, dovrebbe riconoscere la legge naturale superiore a se stessa e quindi dovrebbe riconoscere il proprio fallimento. Lo Stato che riconoscesse la legge naturale, l'ordinamento naturale della società, il libero scambio, la proprietà privata, la necessità di riconoscere la libertà prima di ogni individuale, prima di ogni altra cosa, non sarebbe stato. Verrebbe meno. Ma lo Stato non può rinunciare alla totalità dell'esistente. Quindi lo Stato ha una dinamica interna, quella di crescere, 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 crescere sempre di più, fin quando non ha distrutto tutto e a quel punto il crolla. L'esempio massimo del socialismo è sotto gli occhi di tutti. Il welfare, nel momento in cui si realizza pienamente, crollerà, perché ha estinto tutte le risorse, ha tolto ormai tutta la linfa. Certamente non con i 70 anni dell'Unione Sovietica, magari di più, perché il bene è inoculato in un modo più parcellizzato, ma la fine dello Stato è iscritta nello Stato stesso. E in questo ovviamente c'è una nemesi storica mirabile che richiama una metafisica e quindi richiama un interrogativo di fondo, cioè perché le cose contro natura non funzionano? Lo Stato contro natura, il governo invece è secondo natura, quando ovviamente non è limitato, il governo invece è secondo natura, perché secondo natura noi ci organizziamo per difendere meglio noi stessi. E questo è il governo. Grazie. Settimana scorsa credo che qualcuno di voi abbia letto sul Cittadino che c'è stato un write di un'entità che io personalmente non conoscevo, che si chiama la Croce Nera Anarchica, che sono dei simpatici anarchici violenti, non quelli che piacciono a noi, che hanno deciso che siccome gli OGM sono il male, sono andati a distruggere le coltivazioni del CREA di Arcadia, qui vicino a noi, provocando dei danni intorno agli 80.000 euro. Chiaramente il nostro prossimo evento, prego Alberto, sarà dedicato agli OGM e verrà un ricercatore che si chiama Stefano Bertacchi, che è un biotecnologo industriale, e il grandissimo Giorgio Fidenato, perché crediamo che davvero ci debba essere anche una nazione, un'associazione culturale come la nostra, a questi veri oscurantisti scientifici violenti e che non devono prevalere neanche nel dibattito culturale. Vi aspettiamo lunedì 17 dicembre.